appuntamenti di Bologna Design Week, mercoledì 27 settembre, nei locali dell'Accademia dei Belle Arti di Bologna, è stata inaugurata la mostra UBQ, Design for a Moving Life, frutto del lavoro degli allievi dei corsi di design del prodotto, design grafico e fashion design. Allora, io sono Maurizio Corrado e insegno qui in Accademia Storia del Design. E sono architetto e per cui ho avuto il piacere di coordinare questa mostra. Questo è il risultato di un anno di laboratorio, praticamente, che chiamiamo laboratorio di sintesi finale. Siamo partiti da un tema che è il movimento. Su questo tema hanno lavorato una decina di docenti con i relativi allievi e studenti, per cui ognuno l'ha visto dal proprio punto di vista. Le nuove generazioni si formano con una struttura mentale che è una struttura mobile, sicuramente più vicina al modello del cacciatore mobile del Pleistocene che non a quello del sedentario dell'Ottocento. Quando uno va in rete si usano termini che hanno a che fare col vocabolario del mobile, no? Cioè ci sono i siti, si parla di navigare, cioè per cui la struttura mentale delle nuove generazioni è formata su un modello mobile. Io sono Andrea Giannetto, un studente di design del prodotto, e insieme ad Arianna Tamburini e Silvia Marchesa abbiamo realizzato Natsuka, che è un abito che attraverso la tecnica degli origami può essere modificato in corso d'opera, diciamo, in base alle esigenze del momento. Per ogni colore corrisponde un diverso abbigliamento, e utilizzando la tecnica degli origami, quindi piegando su tutte le parti di uno stesso colore, si può ottenere uno dei tre elementi che sono appunto il cappuccio, diciamo, il vestito che copre tutta la parte bassa del corpo lasciando modo delle braccia libere, e la seconda variante del cappotto senza cappuccio. Questa è la sezione di fashion design all'interno della mostra UBQ. Diciamo, è il lavoro svolto dagli studenti di fashion design, del biennio di fashion design dell'Accademia di Belle Arti. Durante lo scorso anno accademico ha lavorato sul tema dell'attraversamento dei confini, dell'immigrazione, delle nuove trasformazioni diciamo all'interno della nostra società, insomma quella che è sotto gli occhi di tutti, in modo molto personale. Cioè ogni studente ha affrontato questo tema appunto in modo personale, sviluppando dei sottotemi. Abbiamo chiamato questa sezione in particolare In Transit, proprio per sottolineare l'idea del movimento, del passaggio, dell'attraversamento. Gli abiti sono stati presentati con una performance e consisteva in un tableau vivant iniziale, le ragazze ferme come statue, come in attesa di qualcosa, in attesa di un treno, di un aereo, di un volo o di un cambiamento. Infatti a un certo punto guardano l'orologio, poi si affrettano verso in un'altra direzione, che indica appunto sempre quest'idea di viaggio, di movimento e di attraversamento. Allora, il tema del progetto era transboundary, cioè attraverso i confini. Allora io ho scelto di parlare del tema dell'immigrazione e ho dato alla mia collezione il nome di New Horizons, che significa nuovi orizzonti, perché appunto ho trattato del tema di queste persone africane che vengono qua, sbarcano a Lampedusa o comunque nelle coste italiane alla ricerca di fortuna. E allora ho preso ispirazione dai giubbotti di salvataggio, dalle coperte termiche, e li ho fatti diventare protagonisti di questa mia collezione, e ho fatto un mix tra le due culture, italiane e africane, e infatti oltre comunque ai tessuti classici ho utilizzato i tessuti africani che richiamano appunto la loro tradizione.